Bentornati poracci, come va? Oggi continuiamo la serie dedicata agli episodi incresciosi avvenuti nel mondo dei videogiochi, ma questa volta ci spostiamo dal territorio Nintendo per abbracciare altri lidi. Infatti vi racconterò di uno degli scandali più grandi in assoluto che vide come protagonista GTA San Andreas, in quella che prese il nome di Hot Coffee Mod. Si parla infatti di un contenuto così controverso ed esplicito che non solo ebbe un fortissimo impatto mediatico, ma causò a Rockstar e Take-Two molti guai a livello legale e ingenti perdite di denaro. Bene, ora che ho la vostra attenzione, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete vedere altri contenuti di questo genere. Iniziamo! La serie di GTA è sempre stata fonte di controversia a causa della rappresentazione esplicita della violenza presente in tutti i suoi capitoli. Per i più moralisti e conservatori, GTA promuove uno stile di vita sbagliato, che potrebbe influenzare negativamente i più giovani. Per questo la serie spesso riceve dai sistemi di rating il grado massimo di valutazione e a seconda del paese di riferimento ne viene addirittura vietata la vendita ai minori di 18 anni. Tra un'infinità di sparatorie, violenza gratuita, rapine e inseguimenti con la polizia, è assurdo pensare che il polverone più grande fu sollevato da una scena di sesso. Mi spiego meglio. È il 2004 e GTA San Andreas ha appena rivoluzionato il concetto di open world all'interno del mondo dei videogiochi. La creazione di Rockstar North, spingendo al limite l'hardware di PS2 e Xbox, presentava una mappa di gioco gigantesca e variegata, piena di luoghi di interesse e attività a cui prendere parte. Gli sviluppatori crearono un prodotto eccessivo sotto ogni punto di vista, non ponendosi limiti morali, e San Andreas sfociava spesso nell'esagerazione più totale, nella provocazione fine a se stessa. Per la prima volta nella serie era data anche ampia libertà di personalizzazione del proprio avatar. Il protagonista, Carl C.J. Johnson, poteva essere cambiato tanto nella conformazione fisica quanto nell'abbigliamento, e un piccolo spazio fu dedicato, tramite una subquest, anche ai suoi interessi romantici. Il giocatore poteva decidere di iniziare a frequentare una delle potenziali 6 fidanzate di CJ, cercando di portare al massimo il grado di affinità con esse. Per conquistare il loro cuore era necessario prendere parte a degli appuntamenti che consistevano in una serie di attività, come per esempio andare a ballare in discoteca. Raggiunto il massimo livello di intesa, una volta riaccompagnate a casa, queste ci avrebbero invitato per prendere un caffè. E sì, caffè è proprio tra virgolette. Sebbene la telecamera si fermasse fuori dall'abitazione, le urla provenienti dall'interno e i frenetici movimenti della telecamera lasciavano proprio poco all'immaginazione. Yeah. Fin qui, insomma, siamo rimasti nel territorio di quella volgarità accettabile che alla meglio, tramite pesanti allusioni, riesce a strappare un sorriso, ma le cose stavano per cambiare radicalmente. Il problema arrivò con l'uscita per il mercato PC nel 2005. Un utente presentò quella che sarà poi universalmente riconosciuta come la Hot Coffee Mod e che consisteva sostanzialmente nella possibilità di entrare nella casa della ragazza per sorseggiare caffè insieme. Ci siamo capiti, no? Definire il tutto esplicito è un eufemismo e inoltre la scena richiedeva la partecipazione attiva del giocatore, visto che l'atto assumeva la forma di un minigioco molto simile alle dinamiche di Rhythm Game viste in altre subquest. Rockstar inizialmente adottò una linea di difesa chiara, dissociandosi in toto da quanto era possibile vedere nella Hot Coffee Mod. Secondo lo studio, infatti, i modder avevano alterato il codice di gioco inserendo elementi estranei all'opera originale, per creare il contenuto controverso. Insomma, non si trattava di file nascosti all'interno di GTA, ma di una scena ricreata da zero dagli hacker. Peccato che tutto questo fu smentito quando l'utente Goti del sito PS2 Save Tools pubblicò sul portale un salvataggio che consentiva di accedere al minigioco anche sulla versione console del titolo. Questo confermava che la Hot Coffee Mod non faceva altro che cambiare un singolo bit del codice originale del gioco, dando accesso così alla scena intima creata proprio dagli sviluppatori. A riprova che non si trattava di contenuto aggiunto da hacker è la presenza all'interno della missione Clearing the Hood di una delle animazioni riutilizzate poi nella scena incriminata. Inutile dire che questa scoperta scatenò un vero e proprio casino mediatico che ebbe svariate ripercussioni. A livello politico, ad esempio, si riaccese il dibattito sulla pericolosità dei videogiochi e Grand Theft Auto finì nel mirino di nomi importanti come Hillary Clinton, che iniziarono a richiedere a gran voce una riorganizzazione del ESRB, il sistema di rating, senza contare le numerose class action ai danni di Rockstar e Take-Two accusate dai consumatori di pubblicità ingannevole, frode e abuso. L'ESRB fu costretta a cambiare la sua valutazione da mature a
e Adults Only, solo per adulti, ovvero il grado massimo di divieto, applicato fino ad allora a pochissimi titoli nella storia della sua regolamentazione. In Australia il titolo fu addirittura ritirato dal commercio e così fecero molti dei grandi distributori americani, compreso eBay. Rockstar, per arginare il disastro, fece uscire una patch pensata per far crashare il gioco nel caso si fosse tentato di modificare il codice per accedere alla scena dell'hot coffee. Questo però uccideva sostanzialmente tutta la scena dei modder su PC. Nell'ultimo quarto del 2005 mise in commercio una nuova versione di San Andreas che eliminava definitivamente il contenuto inappropriato, ristabilendo così il suo rating originale e la distribuzione nei negozi. In Europa la storia fece molto meno scalpore perché il sistema di rating PEGI gli aveva già affibbiato il 18+, un equivalente molto più comune dell'americano Adults Only. Con grandi sforzi, Take-Two e Rockstar riuscirono a far tornare tutto alla normalità, ma a che prezzo? Si stima che nel 2005 il publisher, a causa dell'hot coffee e di altri problemi legati alla gestione societaria, subì una perdita di circa 160 milioni di dollari, rendendo il caffè bollente uno degli episodi più controversi e disastrosi di sempre. Conoscevate questa storia? Ne vorreste delle altre? Fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, lasciate un like e condividete il più possibile questo video. Per me è un aiuto fondamentale. Alla prossima, poracci. Io sono il Poro Michele. Non bevete troppo caffè. Ciao!